Carissimi, ben ritrovati. Io sono Rev, questo è Europa Universalis 4 e siamo qua con il papato. All'inizio di questa partita, pronti a dichiarare guerra adesso a Ferrara, alleata con Genova. E questa è noi contro di loro. Non possiamo chiamare alleati, ok. Ritiriamo su la maintenance. Dobbiamo proprio arruolare un generale, è necessario. Assolutamente necessario. Ah, beh, ha uno di shock e uno di assedio, oltre che due di movimento. Non è proprio schifo, non è un gran generale il nostro Urbanus Cornaro. Signor Cornaro, ma che fa? Ok, andiamo. Obiettivo prendere Ferrara in fretta. Non preoccupatevi, ho un'idea su come passare. Lo sapevo che i veneziani ci avrebbero fatto passare, avevo controllato prima. E non possiamo andare. Ok, ora possiamo. E speriamo che i nostri vassalli ci aiutino, agiscano in maniera intelligente. Guarda, Urbino c'ha un generale a 2 stelle. Stanno messi meglio di me. Al pane non hai denti. L'obiettivo è ovviamente. Perché avevo. Io non lo so. Ah, perché stavamo facendo i trasporti. Assolutamente scellerato. Nel senso che li stavamo tenendo lì in porto in qualche maniera, ma io non volevo assolutamente farlo. Cioè, la loro flotta è forte, forse leggermente più della mia. No. Non ho assolutamente intenzione di perdere 55 ducati che non ho. Ci prendiamo 2 di unrest in Roma. Nel frattempo vediamo che tutti abbracciano il Rinascimento. Finalmente un po' di cultura. Sarà un assedio piuttosto lungo. Giubileo a Salisburgo, ok. Possiamo ottenere 30 di diplomatic power, oppure avere 10 e ottenere un più 30 con Urbino, che ci serve perché poi vogliamo vassalizzare. Ma no, noi prendiamo 30, c'è tempo. Abbiamo in realtà uno slot libero in questo momento, quindi le relazioni le miglioriamo così. Dopo questa guerra, se tutto va bene, magari assimiliamo i vassalli. Ok. Nel frattempo l'incidente della guerra tra Austria, Borgogna e Francia continua a consumarsi. Non vedo le truppe genovesi. Come decorare la Cappella Sistina che ci farà partire un altro prestito, ma ahimè. Questo, se la facciamo decorare a qualcuno a caso, ci dà Devotion e Missionary Strength. Pietro Perugino ci dà sempre Devotion e Improve Relation. Questo è un bonus per tutto il playthrough, quindi per tutta la partita. Questo ci dà prestigio, che non è male. Botticelli ci dà unrest. Vabbè, io direi andiamo sul classico. Forse vorrei di più il prestigio, sinceramente. Ma no, unrest non è male. Mi piace non dover pensare troppo ai ribelli. Sinceramente non è male non dover pensare troppo ai ribelli. E ci parte un altro prestito. Ahimè. Cioè, quindi, stavo dicendo, c'è un'armata di Firenze che mi occupa. Cosa sta succedendo? Hanno assunto Firenze come condottieri. Cioè, ragazzi, roba da matti. Ok, possiamo falsificare dei documenti per giustificare annessioni e cose varie. Chiarissimo riferimento alla donazione di Costantino e ci dà 50 di Administrative Power e 0,5 di Corruption o essere al di sopra di queste cose e avere 5 di devozione. No, vabbè, dai, io mi prendo la Corruption, anche che ce l'ho a 2. Questo ci dà 1 di stabilità o 10 di prestigio. Prestigio è già a 69, stabilità non è niente male. Cavoli, sarebbe proprio necessario
riuscire in qualche modo a occupare più in fretta Ferrara. Perché qua questi mercenari fiorentini sono una spina nel fianco. Aspetta, aspetta, aspetta. È morto il precedente re di duca di Milano, che era crudele, e adesso c'è una reggente che è molto meno antipatica. Eccoci qua. Milano al mio fianco, ora si va, ragazzi. Ogni tanto la fortuna aiuta gli audaci. Magari non era calcolato, magari non era pulita come giocata. Io non mi aspettavo che questi si comprassero i mercenari fiorentini. Andiamo a prendere sti mercenari prima che occupino Roma. Prima che facciano del male al Santo Padre. Abbiamo la superiorità, chiaramente. Loro non hanno neanche un generale, quindi erano di meno e senza generale. Fatto in ritirata verso Siena. Non riusciamo comunque a spazzarli via. Ma continuano a battere in ritirata. Eccoci qua. Li abbiamo presi tutti. L'armata è allo sbando. È stata completamente distrutta. Ora occupiamo Alpenga e Genova. Scuotiamo Genova per tutti i ducati che hanno, che essendo una potenza commerciale ne avranno parecchi. Non hanno neanche ancora perso la Crimea. Eh sì, saranno bei soldi. Lo spero, perché ne ho bisogno. Quanti prestiti abbiamo? Oh, in questo momento. Ah, lo fa vedere solo qui in questa pace. 6 prestiti! Cavolicchi! Dai, dai, va. Dai, va bene così. Anche con questi prestiti ce la famo. Questi sono le. Napoli si è alleata addirittura con Venezia. Io non mi fido di Venezia. Mai fidarsi di Venezia. Questi vogliono darmi cose, no? Prima Genova, poi cose. Non accetto la pace. Finalmente possiamo tirare su tecnologia militare. Che abbiamo a 5 l'avanguardia. Io cambio le truppe durante l'assedio, durante questa fase della guerra, perché sicuro, voi non fatelo mai, perché riduce il morale al minimo cambiare il tipo della truppa, però abbiamo la superiorità più totale, questi non hanno uomini, quindi lo posso già fare adesso, così non me ne dimentico. Ah, è proprio. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ah, ok. La Francia si sta. Praticamente, invece di esserci stato il matrimonio, Liberian Wedding come evento, hanno ereditato direttamente per morte di sovrano gli aragonesi. Però la Francia si oppone. Che è una follia, perché la Francia stava già combattendo contro la Borgogna e l'Austria. Quindi la Francia in questa partita verrà massacrata. Questo vuol dire che Napoli sarebbe sguarnita se non fosse che i simpaticoni si sono alleati con Venezia. Quindi un po' l'opposto di sguarnita. È un problema perché Napoli è nelle nostre mire. Dobbiamo anche andare a sud. Ok, Genova sta per cadere. Genova sta sicuramente per cadere. Guerra nel nord. Teutoni. Mosca sta martellando la Lituania. E non si è unita alla Polonia. Inghilterra è ancora lì. Si stanno riprendendo ad aver perso tutti i loro possedimenti continentali in Francia. Direi una partita abbastanza standard per adesso. Per quanto riguarda attorno a me. Gli ottomani fanno già paura. Un classico, un classico. Andiamo avanti. Noi abbiamo il nostro Pell. Le nostre belle gemme. Shadow Kingdoms. Quindi gli altri stati italiani potrebbero lasciare l'impero. Noi non lo lasciamo. Avremo una penalità di 20 di prestigio, ma per il resto eviteremo le penalità peggiori. E si possono evitare perché se sei alleato dell'imperatore non incorri in tutte quelle penalità peggiori. Ora! Ok. Quindi la nobiltà ci sta chiedendo
Noi stiamo chiedendo dei privilegi, stiamo chiedendo degli oneri alla nobiltà, dobbiamo decidere che cosa fare, praticamente quanto rendere elaborata la vita di corte. Diciamo che ci prendiamo questo meno 10 di fedeltà, che non è un... Sono a 39, non vanno sotto 30, ma ci vanno vicini. Quindi non... sì, li dà praticamente... li dà 29.7, vabbè, me l'hai arrotondato così. Dovrebbe comunque riticcare verso l'alto, non dovrebbero causare un disastro. Sa, prendiamo Genova. Dubito che io possa chiedere tutti i loro ducati in questa situazione. Cavoli. Sono davvero indebitato. Sono davvero indebitato. Portiamo velocità 4. Anche magari a velocità 5 un attimo, giusto per far cadere Genova. Ok, Genova è caduta. No, non gliela do a Milano, ragazzi. Innanzitutto non volevano terre per entrare in guerra. 200! E le war reparation. E ci facciamo anche... Gli facciamo pure rilasciare la Corsica. Costa 16 diplomatic. No, però è simpatico fargli rilasciare la Corsica. È un po' bucolico. Gli facciamo pure rilasciare la Corsica. Ok. E da quest'altro lato... Tutti i loro soldi, che sono pochi, e l'annessione. E ora è il momento di ripagare i prestiti, quelli... Ripaghiamo quelli da uno. Poi volendo li richiediamo. E con quelli... non siamo riusciti a ripagarli tutti. Con quelli da uno richiesti, cosa succede? Succede che poi noi ripaghiamo... paghiamo quelli da quattro. Possiamo anche quasi fare la doppia annessione, forse? No, non possiamo ancora. 183, 143, 146. Serve tempo, tempo al tempo. I napoletani stanno avendo dei seri problemi con gli eretici bogomilisti. Ok, direi che per adesso ci sediamo. Venezia ci ha scelto come rivale. Venezia è rivale degli Ottomani e dei Milanesi. Direi che possiamo mettere Venezia lì. Non ho paura di Venezia in questo momento. Anzi, magari la prima volta che gli Ottomani li stanno massacrando, gli diamo anche una botta e ci riprendiamo Ravenna. Comunque sì, non voglio entrare in guerra in questo momento. Oh, una cometa, ma non importa, abbiamo 2 di stabilità. È un presagio. Se deve essere un presagio, sarà un presagio. Noi non ci schieriamo, perché tanto ci schieriamo... Comunque, non usciamo dall'impero. C'è quest'Austria qua. Ragazzi. Non hanno ancora preso l'unione sugli ungheresi. Se prendono l'unione con gli ungheresi e stanno stabili, potrebbe essere pure l'Austria che tiene a bada gli ottomani. Forse. Forse. Ma se io volessi, come se fosse Antani, dichiarare guerra a Firenze? No, sarebbe troppo equo, davvero. Io vorrei una terza alleanza con gli svizzeri, ma essendo noi amici dei milanesi non gli interessa troppo questa cosa. Essendo che sono rivali. Creare claim su Lucca? No, guarda, questi c'hanno più alleanze che mai. Savoia, Venezia e Firenze, com'è? Non l'assalti quell'alleanza. Fare un bel claim sulla Corsica. La Corsica è un monastic order. Perché li abbiamo liberati noi. Lo so. Il gran maestro Enrico Ghigliormu. Corsica che è di cultura sarda. Corretto, eh. Giusto. Creiamo sto claim. Facciamoci un po' furbi. Sono passati 40 giorni senza che ho creato il claim. Concentrazione, come abbassare tutto? Io abbasso tutto, tanto non ho neanche le navi commerciali che stanno difendendo in questo momento. Sì, l'inflazione tanto la togliamo poi con il consigliere, il maestro della zecca. Facciamo i nostri intrallazzi di politica monetaria. Tina dei denti.
Non possiamo migliorare più di così? Ah, sì, possiamo. Possiamo, ok. Pensavo per un momento. Tecnologia su. 5 di diplomatic. Avete visto che anche a sviluppare comunque non siamo finiti indietro? A parte di administrative che a 3 è indietrissimo? Ok, mettiamo il focus su administrative. Ma perché siamo dei conquistatori e quindi abbiamo usato per i core. Ok. Il regno, The Shadow Kingdom, quindi gli stati italiani ormai da lungo tempo non sono più sotto l'influenza dell'imperatore, è solamente una formalità, quindi non conteranno più come impero. Ma noi siamo una. Nostro stato è una parte naturale dell'impero. Meno 20 di prestigio. Ce lo prendiamo, eravamo a 70. Cavolo, guarda, guarda. Se Napoli non fosse alleato con Venezia, sarebbe così free. Venezia c'ha troppe truppe. E sono anche in tregua con gli ottomani, quindi non è che gli ottomani sarebbero opportunisti. Purtroppo non possiamo. E a volte è così. Oh cavoli, sono partiti i ribelli a Bologna, io c'avevo lì le truppe che riposavano senza mantenimento. Venite. Adesso. I ribelli a Siena, non a Bologna. Non abbiamo Bologna. Stavo guardando Bologna. I ribelli di Siena. Maledetti. Senesi. Adesso ce li riprendiamo. Tiriamo sul morale un attimo. E gli diamo dentro decisi. Non serve neanche troppo alto perché non hanno un generale. Esatto. Recuperiamo Siena. Prima che ci parta un altro dannato prestito. Ed è partito un altro prestito. Ragazzi, è così. L'Europa Universalis all'inizio è aggressivo. Convochiamo una dieta. Assemblea degli stati. Vogliono che abbiamo una flotta più grande della Provenza. Facile da fare, ma è uno spreco di soldi in questa situazione. I nobili vogliono che annettiamo Perugia. Perfetto, è quello che stavo facendo in ogni caso, quindi accettiamo la proposta della nobiltà. Non possiamo ancora riprenderci parte delle terre perché la fedeltà della nobiltà e dei borghesi è troppo bassa, deve essere sopra 50 perché ci convenga. Ritiriamo sulle relazioni, finalmente possiamo portare a 4 la tecnologia amministrativa. Abbiamo abbastanza soldi per ripagare un prestito? Possiamo ripagare. Oh, possiamo chiedere un altro prestito? No, non li abbiamo ancora ripagati. Li abbiamo ancora ripagati, ragazzi. Sono convinto che non avessimo più prestiti a 1%. Oh, non possiamo ancora farlo. Paghiamo un prestito intanto. Un po' alla volta. L'unica cosa è che non possiamo investire nella curia, io vorrei essere il nuovo controllore papale, non sarebbe male. È tanto utile. La Corsica vuole allearsi con noi, non ce ne facciamo molto della Corsica, anzi. Se non fosse... Ma perché queste sono sempre fuori? Ah, perché erano a Siena, ok, giusto. Se non fosse che non voglio gestire troppo le navi in questa fase iniziale del gioco, io in realtà a quelli me li prenderei. Ai corsi. L'Austria, nostro alleato, eccetera, eccetera, eccetera. Conquista Francia. Ah, vogliono farci entrare in questo bordello? Beh, la Francia sta perdendo a 57, perché no? Sai cosa ti dico? Io, anche che mi costa, attivo le War Taxis, tanto siamo avanti di militari. In questo modo facciamo più soldi, perché io tengo la maintenance bassa, sono uno scommettitore. Spero che non arrivino le truppe. Tanto sono a più 57%, adesso questa guerra finisce. Guarda, sono anche arrivato a doppio 200, devo annettere qua. Sono dei francesi in Ungheria, stanno anche assediando Vienna con poco successo. Comunque abbastanza preoccupante. Posso fare... Oh, ma io posso fare un claim su Genova adesso. È abbastanza rischiosa come cosa.
Perché probabilmente mi dà 50 di aggressive expansion. Oh, Ferrara finalmente fa ufficialmente parte dei nostri territori a pieno titolo. Ora facciamo un claim, facciamo un core non territoriale, ma core pieno. E questo ci porterà a molte più entrate. Noi ci sediamo qua con le nostre tasse di guerra. Facciamo una faccia seria seria. Cavoli, i francesi verranno devastati. Sono qua occupati in Croazia mentre stanno davvero venendo devastati. Quindi io vorrei davvero attaccare Firenze. Se riusciamo ad avere una sola guerra con gli austriaci dal nostro lato, è fatta. Perché sì, perché ormai sono forti. Ci prendiamo Pisa e pian piano ce li mangiamo tutti. Quanto ha di development la Toscana? 14, 28 e 15. È tanto, è tantissimo. Abbiamo già Siena, quindi vuol dire che abbiamo già, esatto, delle mire. Lo facciamo a breve. Stiamo vincendo, si devono ritirare. Ok, ma io non ho niente in questa guerra. Posso fare così? Neanche, perché non voglio togliere i diplomatici da quello che stanno facendo. Io credo che l'Austria adesso si farà dare qualcosa e questa finisce. Una disputa di commerciale con Trento. Ma sono lì in alto. La vogliono i loro signori. Ora che noi annettiamo insieme Perugia e Urbino, prima prendiamo, concediamo un privilegio che in realtà ci riprendiamo immediatamente annettendoli, così non perdiamo la penalità diplomatica. Ripaghiamo un altro prestito. È quasi fatta. La nostra odissea, ne abbiamo ancora due. Quasi fatta. Carissimi, non mi danno soldi, eh. Non ho fatto niente. Esatto. Tanto vale restare qui con le tasse di guerra. Essendo attive. Sì, no, le tengo io. La venerazione delle reliquie, permetterla o non permetterla? Allora, se noi venerazione e vendita, se noi la permettiamo, no, non, se noi la preveniamo e non la permettiamo, è molto non cattolico, perdiamo uno di stabilità. Rallentiamo la riforma, guadagniamo 10 di devozione, che però è già 100. Se noi la permettiamo, perdiamo 10 di devozione, ma ci dà più 5 di tax income, ovviamente annuo, non mensile, perché sarebbe assolutamente potente. Però, da un'ottica magari più di roleplay, vorremmo provare a fermare, non fermare perché non si può, ma rallentare la riforma. Io direi che la chiudiamo qui. Questo video lo chiudiamo qui. Fatemi sapere, perché adesso io mi fermo di registrare, ora lo so, è un canale nuovo ragazzi, porterò Europa Universalis 4, porterò Hearts of Iron, porterò Victoria 3 quando esce, ed esce quest'anno, esce in 3 mesi, porterò poi il nuovo DLC di Europa Universalis 4, tutti i vari giochi Paradox, anche Crusader King 3, li devo imparare meglio, Crusader King 3 lo conosco, ma Hearts of Iron lo voglio portare, ma devo imparare il gioco. Comunque, fatemi sapere e se vi piace mettete un like, fate tutte le varie cose di YouTube. Grazie mille per il vostro tempo e per la vostra attenzione. Io sono Rev. Ci si vede.